Oggi ci troviamo qui con l'artista Ascanio Cuba e la designer Elisa De Gravandi, che ci spiegheranno il loro progetto e il loro evento della CBT We Are Able o Wearable. Quindi, in cosa consiste questo progetto? Allora, innanzitutto, benvenuto a Serigrafia Spirit Lab. Serigrafia Spirit Lab è un laboratorio che offre tantissime possibilità ai giovani, non solo. Grazie alla nostra fondazione Arte Passante che ci dà l'opportunità di avere tutti questi spazi all'interno della metropolitana, non solo, anche la Ferrovia dello Stato, Arte Passante, tutto quanto. Quindi è la prima volta che siamo qua all'interno della Civil Week e offriamo diversi laboratori, workshop, dove invitiamo le persone a capire come funziona il processo della serigrafia e della stampa d'arte. Con me c'è la mia socia Elisa, che vi spiegherà un po' il processo, anche il titolo che abbiamo proprio deciso di dare a questa bellissima iniziativa, diciamo. Esatto. Ciao a tutti, come diceva lei, sono Elisa De Gravandi, mi occupo di graphic design e da un po' di tempo collaboro con Ascanio e abbiamo deciso proprio in questo evento di presentare come si arriva da un'idea al prodotto ha un'esperienza grandissima, però c'è tutta una parte prima che è quella della progettazione del file, quindi come realizzare appunto l'idea proprio tangibile alla fine, e questo sarà un po' il mio compito, quello di spiegare alle persone come arrivare appunto al prodotto finale. Come nome abbiamo usato questo gioco di parole tra wearable art e wearable art, proprio perché andiamo a realizzare dei prodotti indossabili, chiaramente con un occhio a quello che è l'ambiente, quindi nella scelta dei nella scelta del tessuto, delle maglie che utilizzeremo, sono tutti materiali organici, chiaramente, proprio anche perché è tema fondamentale di questo dell'ambiente, insomma. La sostenibilità. La sostenibilità, esatto. Ok, d'accordo. E quindi voi è il primo anno che partecipate alla Civil Week e per quale ragione avete deciso di partecipare? Guarda, mi prendo cura, già questa iniziativa mi prendo cura, per me è stato molto come dire, attivo, come dire, mi ha proprio emozionato, perché mi prendo cura vuol dire che noi possiamo anche sostenere questa iniziativa, vuol dire che anche noi possiamo dare il nostro pezzo, no? E il nostro laboratorio da quando è iniziato era proprio il concetto di creare un co-working e non solo creare dei, come dire, coinvolgere artisti e non solo persone che vengano qua a sostenere proprio la parte creativa e non creativa, la parte sostenibile, e utilizzare materiali organici, materiali proprio che non fanno male alla salute, materiali che un po' accompagnano la nostra natura. Quindi siamo lì. Quanti artisti hanno arrivano in questo laboratorio? Anche persone? Quante persone partecipano? Vale, siamo sotto il passante di Piazza della Repubblica, quindi ci sono persone che a volte non sono coinvolte in questo progetto, ma passano, si curiosiscono e si fermano. Quindi è bello di Arte Passante quello, che la fondazione ti dà la possibilità di avere uno spazio del genere che incuriosisce le persone. E noi facciamo un lavoro che attira proprio quel pubblico che si incuriosisce e dice ok, cosa si fa lì dentro? E quindi sempre c'è una persona che non è coinvolta ma si ferma e si incuriosisce e capisce cosa stiamo facendo. Quindi molto bello, sì. E non lo so, come ultima cosa magari vi vedo, volete un po' mostrarci il vostro laboratorio? Esatto, sì. Di qua abbiamo una sezione dove presentiamo uno dei nostri macchinari che si chiama la giostra, perché vedete ha un giro particolare, ha un movimento abbastanza, come si può dire, a 360 gradi, dove gira intorno alla struttura e non solo, c'è quattro postazioni dove riusciamo a fare dei lavori a quattro colori. Tecnicamente si dice proprio un lavoro fino alla quadricomia. La quadricomia vuol dire che ci sarà una grafica che dopo Eli vi spiegherà a quattro colori, dove ogni colore verranno separati e dopo verranno sovrapposti finché l'immagine si conforma. Cosa vuol dire? Di che ogni colore verrà esposto in un telaio e questo telaio dopo sarà con dei registri che verranno sovrapposti e conformeranno l'immagine finale.
Dopodiché abbiamo una cappa di luce, che questa cappa di luce è per asciugare. Ogni volta che passa la maglia, passa il colore su questo punto qua, questa cappa di luce si accende e ti asciuga il colore. Così quando viene la seconda sovrapposizione, quel colore lì non viene staccato e non viene neanche mosso. Quindi è molto interessante come, sì, come procedimento, diciamo. E di qua abbiamo la rastrelliera, che diciamo è l'essiccatoio, che è dove mettiamo i nostri prodotti dopo che vengono stampati. È proprio il modo che loro si asciugano e riposano, così quando fai dei lavaggi o non solo, quando la prendi in mano il pigmento viene asciutto in un modo che diciamo. Dopodiché il bromografo, dove facciamo la camera oscura. È un posto abbastanza particolare e anche originale del nostro posto, perché qua facciamo lo sviluppo dei nostri negativi che prepara Elisa per dopo essere incisi sul telaio. E vi accendo un attimo la luce, così vi faccio vedere anche la parte dove si lavano i telai e vengono sviluppati. Questa si chiama cabina di lavaggio. Questa cabina di lavaggio è proprio un altro pezzo importante per dopo che vengono incisi i telai sul bromografo, vengano lavati in questo macchinario qua. Ok? Finisce questo passaggio qua e questi telai vengono montati sulla giostra o sulla macchina del banco aspirato, che il banco aspirato è proprio il macchinario dove si stampano i poster o la carta. Quindi, ok, sì. Ok, grazie mille. Prego. E di qua invece cosa abbiamo? Allora, come potete vedere, ci sono anche delle mie opere su tela che realizzo nel tempo che non ci sono le persone interessate per la serigrafia. E sono le tele realizzate su una serie che porto dal 2011, che è Drive in the Future, un omino che si arrampica per arrivare a un obiettivo. Da qui accompagnano delle scale in legno, che è un progetto che voglio portare avanti, con quasi 500 scale che verranno realizzate con dei concetti diversi. Il concetto del drive in the future vuol dire che questo omino si arrampica, ma tutti vogliamo arrampicarci perché abbiamo un obiettivo nella vita, quindi è un concetto abbastanza contemporaneo che vorrei portare nella città di Milano per invitare a tutti a arrampicarci. Quindi, ok, molto molto bello. Sì. E come ultima cosa ti chiedo di mandare un messaggio ai cittadini di Milano per venirti a trovare in questo evento, quando, come. Assolutamente, invito tutti a conoscere la Fondazione Arte Passante, che così vedete quante realtà ci sono all'interno, e in più passare dal nostro laboratorio dove trovate la nostra grafica Elisa, che vi insegnerà, vi farà vedere tutto il processo grafico per la preparazione della serigrafia, e in più vi troverete un artista a 360 gradi che un po' vi dirà come il processo delle stampa d'arte più le opere d'arte che realizza all'interno del laboratorio. Ok, quindi ringraziamo l'artista Ascanio Cuba e la designer Elisa.